tutti benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa La Chiesa nella città. E iniziamo subito con la predicazione nella quinta domenica d'Avvento del nostro Arcivescovo. Andiamo in Duomo. Fratelli e sorelle carissimi, la testimonianza di Giovanni Battista ci richiama... Giovanni il Battista che è ponte tra la promessa dell'Antico Testamento e la sua realizzazione definitiva nel Nuovo. Il precursore, che indica nella sua stessa persona l'atteggiamento adeguato all'Avvento. È la quinta domenica d'Avvento e il cardinale dedica la sua riflessione alla figura centrale della pagina del Vangelo giovanneo, il Battista, che rifiuta di identificare la sua persona con le immagini tradizionali del Messia, così come era atteso dalle grandi correnti giudaiche e da cui viene dunque un primo importante insegnamento, nota l'arcivescovo. Non è forse per questa mancanza di apertura a ciò che sta avvenendo, per questa mancanza di attesa dalla venuta del Figlio di Dio, che spesso la nostra esistenza quotidiana si incaglia, si problematizza, si smarrisce, diventa asfittica, perde respiro. Mentre appunto l'attesa autentica è un fattore di grande sano realismo. Questo atteggiamento compiuto di attesa, infatti, situa nella giusta luce tutta la nostra vita affettiva, il nostro lavoro, il riposo, cioè tutti i fondamentali dell'esperienza quotidiana di ogni uomo. Sorge a questo punto una domanda: su cosa possiamo e dobbiamo fondare la nostra attesa se non dobbiamo enfatizzare, esagerare i nostri sogni, le immagini e le figure che ci facciamo del nostro futuro? È Cristo che fonda la speranza che la nostra attesa sarà compiuta. Da qui ancora un preciso richiamo. È importante notare che la presenza e l'azione di Cristo ci raggiungano nella Chiesa per mezzo della liturgia. Per questo, fratelli e sorelle carissimi, la partecipazione frequente e consapevole ai sacramenti e agli altri gesti liturgici è la scuola primaria della preghiera, e noi tutti sappiamo che abbiamo bisogno della preghiera come del nostro respiro. Ragion per cui è bene, in questi pochi giorni che ci separano dal Natale, intensificare la nostra partecipazione alla vita sacramentale della Chiesa, anche prendendo parte a qualche eucaristia feriale. È tutto per conoscere Gesù, perché non prevalga l'atteggiamento terribile, lo chiama il cardinale, dell'oblio di Dio, con quel dramma della libertà umana che si illumina solo attraverso l'autentica attesa del Signore venuto per il mondo intero. Qui emerge il ruolo di tutti i fedeli, ma oserei dire dei fedeli laici in maniera particolare, lo dice anche il Papa. Dice: siete chiamati a offrire una testimonianza trasparente della rilevanza della questione della presenza di Dio in ogni campo del pensare e dell'agire. Non importa se molti uomini oggi se ne sono dimenticati o se taluni lo rimuovono. No. Insiste il Papa: nella famiglia, nel lavoro, come nella politica, nell'economia, l'uomo contemporaneo ha bisogno di vedere con i propri occhi e di toccare con mano come con Dio o senza Dio tutto cambia. Fin qui l'arcivescovo nella quinta domenica d'Avvento, ma vi ricordiamo che domenica 18 dicembre alle ore 17:30, naturalmente sempre in cattedrale, verrà presieduta dal cardinale la celebrazione nell'ultima domenica di Avvento, che trasmetteremo, come per tutto questo periodo abbiamo fatto, in diretta su Telenova News canale 664 dalle ore 17:20. E ora rimaniamo con il cardinale Scola, ma in un contesto diverso, sempre però che ci parla del Natale, quello degli sportivi. Il primo col cardinale Scola, e allora vi portiamo a Monza. Lo
accolgono con l'entusiasmo che solo loro, dei più piccoli e dei loro fratelli maggiori, impegnati nello sport. Dopo poco alcuni lo definiranno il nostro capitano, l'allenatore. E lo è, allenatore dell'anima. L'arcivescovo arriva con un tifo che si fa davvero sentire nel Pala Iper di Monza per il suo primo incontro tradizionale del Natale degli sportivi. Accanto a lui, tra gli altri, Don Alessio Albertini, responsabile della Commissione Diocesana dello Sport, che si occupa di pastorale giovanile. Ma ad ascoltare l'arcivescovo sono tutti coloro che rappresentano la realtà unica in Italia delle società sportive oratoriane della diocesi. 866, con quasi 85.000 atleti e 13.000 dirigenti coinvolti. Ci sono ragazzi come Federico Negri, che da diversamente abile ha attraversato a nuoti il lago di Lecco, partendo proprio da Malgrate, paese natale del cardinale, e campioni, come l'oro alle Universiadi 2011 nel Fioretto, Martino Minuto. Due frasi mi hanno colpito questa sera, formidabili. La prima l'ha detta Federico: per fare sport ci vuole la testa e il cuore. Per vivere, ragazzi, ci vuole la testa e il cuore. L'altra l'ha detta Minuto: non c'è niente di meglio del faccia a faccia. La compagnia, l'oratorio, il gruppo sportivo nell'oratorio, non solo la società ospitata, sono quel faccia a faccia, la possibilità di crescere amici. Parola d'ordine è la comunione, lo stare insieme con il cuore e la mente, sapendo perché, ma soprattutto per chi. Un Dio che si è fatto bambino, uomo, per stare sempre accanto a noi. Il Natale è Gesù che viene faccia a faccia con te e costruisce un legame forte, fortissimo, tra tutti gli uomini. Chi ha il dono della fede ce l'ha solo per comunicare a tutti la bellezza di questo legame. È qui che si radica l'insegnamento per uomini veri e sportivi veri e l'augurio di Natale. Sei uno su mille che ce l'ha fatta. Mi reputo uno molto fortunato perché sono uno di quegli uno su mille che ce l'ha fatta. Mi piacerebbe farci ancora di più, mi piacerebbe arrivare a vincere le Olimpiadi. Consiglio di vivere lo sport indipendente, come ho detto io, dal poter diventare un campione del mondo, un campione olimpico o un campione italiano, ma godere tutto il resto, tutte quelle altre possibilità che lo sport mette a disposizione, che sono anche a livelli, anche parlando per i campioni, sono comunque sempre le cose più belle. E vi assicuro che al Pala Iper erano davvero tanti ragazzi, ma anche i papà soprattutto. E allora per noi una segnalazione, perché fino al 29 gennaio presso la parrocchia di Santa Maria di Lourdes, che si trova a Milano in via Lomazzo 62, sarà visibile il presepe semovibile detto dei papà, appunto perché costruito da loro. 30 metri quadrati, pensate, con effetti di luce, giochi d'acqua e naturalmente il presepe che si muove. Bene, ora papà e mamma, parliamo di famiglia. Vi dico fin d'ora che avvicinandosi al 7° incontro mondiale che si terrà nel 2012, il prossimo anno tratteremo molto di questo argomento, della preparazione anche dell'evento. Vi porteremo dietro le quinte di progetti, di eventi. Ora partiamo con la multimedialità di Feel Family. Di che cosa si tratta? Vediamolo insieme. Si tratta di In Famiglia, strumenti interattivi per le catechesi del 7° incontro mondiale delle famiglie, appunto. E come tutti sapranno, noi abbiamo un testo di base su cui stiamo lavorando, che sono le catechesi, che sono espressione della Diocesi di Milano e del Pontificio Consiglio per la Famiglia. Abbiamo affiancato al testo integrale, diciamo, un approfondimento, un'opportunità in più per mediare gli stessi contenuti. In Famiglia, di cui parlavo, è edito ITL, è in libreria da qualche giorno, per cui è accessibile a tutti. Tra questi strumenti ci sono, appunto, le videocatechesi. Quindi dei piccoli film, potremmo dire, delle piccole catechesi che sono attrattive con gli strumenti nuovi. Esatto, dei piccoli film, come ti ringraziamo di questa definizione, per mediare i contenuti delle catechesi attraverso la storia di famiglie esemplari. Non perché siano famiglie che sono esempio di, ma traducono il contenuto della catechesi, quelle che a noi piace dire famiglie normalmente eccezionali. Un esempio per tutte.
Un esempio per tutti, la prima videocatechesi, proprio in ordine cronologico, sul segreto di Nazareth, a testimoniare questa catechesi, a raccontarla attraverso la propria esperienza, i coniugi Volpi. Forse si esagera un po' quando si dice che i due saranno uno. È vero, noi rimaniamo in due persone. Mi piace la parola renderlo possibile, se no rimane una chimera. Invece io non voglio la chimera, io voglio vivere la quotidianità. E proprio nel contesto di Family 2012 riceviamo e volentieri vi giriamo la notizia che fino al 20 dicembre sono aperte le iscrizioni al concorso per studenti delle scuole primarie e secondarie della Lombardia, proprio per raccontare la famiglia, racconta Family. Questo concorso è promosso dalla Fondazione Famiglia 2012, dalla Regione Lombardia e dalla Pastorale Scolastica della diocesi. Bene, ora è tutto per la prima parte del nostro programma, ma rimanete con noi perché torneremo insieme ancora con tante immagini, come sempre. A tra pochissimo. Ben ritrovati con la Chiesa nella città. Iniziamo questa seconda parte in un ideale ponte con la prima. Avete sentito nella quinta domenica d'Avvento che l'Arcivescovo ha raccomandato, specie in questo tempo forte, la preghiera. Ebbene, nella solennità dell'Immacolata Concezione di Maria, nel pontificale, il Cardinale ha riflettuto sul sì, sul fiat della Madre del Signore e sulla libertà, che anche per noi è anzitutto risposta, vocazione. Libertà però del cuore e della mente che occorre imparare, e il riferimento è stato proprio alla preghiera, forse per eccellenza. Ascoltiamo l'Arcivescovo. Per imparare questa libertà, per fare nostre le strade della santità cristiana, tanti uomini e donne santi, ma anche i nostri padri, ci hanno insegnato la tenace fedeltà alla recita quotidiana del Santo Rosario. Spegnere qualche volta il televisore la sera e in famiglia dire almeno una decina di Santo Rosario. Sgranare i chicchi della corona, magari mentre si cammina, mentre si va sul metrò, in una pausa del lavoro, in casa o in chiesa. Abituarsi così, attraverso questa bellissima preghiera, a raccomandare ogni bisogno proprio e altrui al Signore tramite sua madre, affidare prima di addormentarsi la sera noi stessi, la nostra vita, i bisognosi, i nostri cari defunti. Come ci ha ricordato il Beato Giovanni Paolo II, la semplice preghiera del Rosario batte il ritmo della vita umana. E la ripetizione dell'Ave Maria non è pura ripetitività come qualche dotto crede di insinuare, affatto, ma come spiega bene il senso della parola ripetizione, ripetere, domandare sempre di nuovo, la ripetizione esprime bene il bisogno tipico dell'amore di mendicare continuamente la presenza dell'amato. Bene, mi piace dire che in queste immagini avete visto delle natività che non sono facilmente ravvisabili appunto in Duomo, ma sono tutte all'interno della cattedrale, e quindi ringrazio anche chi mi ha aiutato a realizzare questo servizio. Ora parliamo di un premio, anzi di una premiazione che si è svolta proprio in Curia, a Milano, dei giovani creativi che con progetti spesso all'avanguardia con i tempi vogliono aiutare la nostra Chiesa e tutta la comunità civile. Vediamo. Sono contento di questa bella iniziativa perché è appunto carica di originalità, favorisce la creatività delle persone, come voi avete con i vostri progetti che ho potuto scorrere mostrato, quindi non ripete, diciamo, forme che magari possono essere utili ma che sono un po' stereotipate, ma incentivano la grande risorsa dell'uomo che è la libertà.
Mi sembra un modo molto bello per ricordare una figura di sacerdote che alla nostra diocesi ha dato tanto, che è morto molto giovane, proprio anche perché ha dato tanto, perché non si è risparmiato, così come anche voi nel portare a compimento questi progetti che sono stati valutati significativi, non dovete risparmiarvi. Qual è il progetto per cui sei stata premiata? Il titolo del mio progetto è Sostegno ed è un progetto rivolto ai genitori di bambini da 0 a 3 anni, quindi coinvolge le famiglie e l'obiettivo principale è quello di fare rete all'interno della società. È bello che la Chiesa si interroghi su queste tematiche, come sempre, però chieda anche ai giovani della progettazione molto concreta. Secondo me sì, lo trovo fondamentale sia da un punto di vista di partecipazione, quindi promuovere una maggiore partecipazione dei giovani, ma anche per le idee nuove e comunque praticabili. Questa formula che è stata scelta dal comitato a me sembra bella perché valorizza la spinta libera e creativa, ma nello stesso tempo la mette anche con sacrificio al servizio della comunità. Il mio progetto si rivolge invece alle famiglie affidatarie per la costituzione di una rete tra le famiglie affidatarie nella società. Metterà in rete delle famiglie affidatarie nel territorio in cui verrà appunto eventualmente applicato il progetto. Con questo piccolo servizio abbiamo voluto naturalmente festeggiare i 10 che hanno vinto il concorso che è intitolato a Monsignor Ernesto Combi, lo avete visto nella fotografia, nell'immagine che in questo modo abbiamo voluto ricordare. Ma sono tanti appunto i modi anche per essere solidali. E allora, fino al 24 dicembre, presso il centro Rosetum dei Cappuccini in via Pisanello 1 a Milano, fuori tutto per le missioni, una piccola offerta per un grande regalo, piccoli oggetti etnici, presepi fatti dai frati stessi e poi abbigliamento, insomma di tutto di più per aiutare appunto le missioni fino al 24 dicembre. Continuiamo invece adesso in un clima diciamo così natalizio con una grande festa, la cattedrale vestita a festa, ma anche come ogni anno con il ricordo preciso nella preghiera di chi in tempo di guerra e naturalmente ora in tempo di pace con le missioni ha dato la propria vita. Gli alpini in Duomo si sono ritrovati come sempre per Natale. È con commossa ammirazione che vi saluto in questa splendida chiesa cattedrale, lo dice il cardinale Scola in Duomo, tra migliaia di alpini, decine di sindaci, tra cui Pisapia in prima fila, i gonfaloni, il labaro dell'Associazione Nazionale Alpini, decorato delle medaglie d'oro. Da 54 anni la sezione di Milano, appunto delle Penne Nere, si riunisce in Duomo, poco prima di Natale, per ricordare e onorare i caduti in tempo di guerra e di pace. E quest'anno con un'emozione particolare, perché è l'arcivescovo che presiede l'Eucaristia, il pastore di coloro che chiama figli generosi. Come dall'origine della vostra associazione, non a caso nata qui nella nostra Milano, la vostra azione è sempre stata improntata a questa logica del dono. La vostra, prosegue il cardinale, è la logica gratuita con cui fate volontariato, anche a spese personali, con le tante attività, con le missioni di pace. Dimostrate così il vostro spirito di servizio. Voi avete intuito una delle chiavi per affrontare anche questa crisi economico-finanziaria all'interno del grande travaglio dell'inizio di millennio, quella che il Papa Benedetto XVI ci ha richiamato di fare spazio al principio di gratuità come espressione di fraternità. La società ha bisogno dell'esempio. C'è bisogno di una società civile capace di donazione, di gratuità, di comprensione, di accoglienza, di creatività, gente che come voi si rimbocca le maniche. Poi sulla piazza con il picchetto d'onore e il pensiero che va al passato glorioso, ma soprattutto a un domani di pace. Il prossimo anno usciremo però di nuovo, gli alpini usciranno, torneranno in Afghanistan. Abbiamo già una lunga tradizione, è stato ricordato prima Luca Barisonzi, un ragazzo che veramente ha dato tanto, ma non solo lui, tanti, tutti gli alpini che sono usciti hanno dato veramente tanto.
Siamo giunti ora al momento della parola di Dio e di un breve commento in questa sesta e ultima domenica di Avvento. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, perché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Accanto a Giovanni Battista, che abbiamo avuto modo di affrontare la scorsa domenica, la liturgia ci presenta come figura d'avvento Maria stessa. La sesta domenica dell'Avvento ambrosiano, anzi, è la prima festa mariana della divina maternità di Maria, perché Maria è nel progetto di Dio il sì della libertà umana potenziato al massimo dalla grazia di Dio che caritomene, proprio in visione, in funzione, in partecipazione piena del mistero del Figlio Gesù. Questa domenica la sua verginità, che è estremo segno di povertà, si tinge di rosso con la profezia di Isaia, che già prefigura dunque il compimento di questo mistero di Cristo come Redentore. Maria, sin dal primo istante, è stata pensata da Dio come l'anello di congiunzione tra il mistero della creazione, della rivelazione di Dio e la manifestazione di colui che è della tribù di Giuda, compimento di ogni promessa di Dio. Maria dunque si presenta a noi in questa festa come la donna d'avvento, o in termini più poetici, usando l'espressione e la preghiera di Sua Eccellenza Monsignor Bruno Forte, potremmo definirla terra d'avvento. Terra d'avvento, Vergine Maria, grembo tu sei del grembo d'ogni cosa, donna che tutto ricevi e tutto dai, madre in cui inizia l'alba della gloria. Tu sei colei in cui la nostra storia allora come oggi a Dio si apre e da Lui accoglie in umiltà il dono. In te dimora la tenerezza del Dio tre volte santo, in te ci è dato il segno della speranza più forte della morte, in te il riflesso dolce dell'amore cui solo ognuno può affidare il cuore.
Bene, affidiamoci dunque con il cuore a Maria, naturalmente, e al Signore. Allora ci piace ricordarvi che sabato 24 dicembre alle ore 23:20 sia Telenova che Telenova News trasmetteranno in diretta dal Duomo di Milano la veglia e la messa di Natale presiedute dal Cardinale Scola, quindi sia sul canale 14 Telenova che su Telenova News canale 664, e sarà preceduta la messa di Natale da una speciale della Chiesa nella città. Ci facciamo un po' di pubblicità alle ore 22:45 sabato 24 dicembre l'appuntamento. Ora è davvero tutto per noi. Io vi ricordo che la Chiesa nella città torna giovedì prossimo alla solita ora e poi le repliche. Arrivederci e a presto, quindi.